Ciao a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con il nostro corso di traduzione. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Ilaria, ho 27 anni e sono laureata in lingue e letterature straniere, sia con laurea triennale che con laurea magistrale. E ho sempre avuto nella mia vita una grandissima passione per le lingue, specialmente per la lingua inglese. Di cosa si tratta quindi questo corso? Questo corso è indirizzato a tutte quelle persone che hanno già una buona conoscenza di una lingua straniera e che avrebbero piacere a tradurre, ovviamente soprattutto all'interno delle loro chiese, a livello locale o perché no, se ce n'è bisogno, anche a livello nazionale. Questo quindi non sarà un corso di lingua, ma appunto si rivolge a chi ha già una buona conoscenza di una o più lingue straniere. Quando penso a ciò che fa un traduttore, penso comunque ad un lavoro, ad un compito che non è per niente facile. Non so se a voi, magari per chi ha avuto la possibilità già di tradurre, è mai successo, però a volte è successo che a me, che da me le persone sono venute dopo magari che avevo avuto la possibilità di tradurre un ospite straniero e magari mi hanno detto vabbè dai, non è così difficile tradurre quest'ospite, vero? Perché comunque si capisce abbastanza bene. E ovviamente io ho risposto di sì, però in realtà chi appunto ha avuto la possibilità mai di tradurre sa che non è assolutamente una cosa semplice, ma che anzi comprendere ciò che la persona ha detto è la cosa più facile, paradossalmente è la cosa meno difficile. La cosa difficile viene dopo ciò che viene di seguito, ovvero il fatto che abbiamo pochi secondi per, oltre a comprendere quello che la persona che ha detto, ma anche appunto pochi secondi per ricordarci tutto ciò che è stato detto, perché magari il discorso è un po' più lungo, sono più frasi e non è facile ricordarsi tutto, e poi sempre in pochissimi secondi dobbiamo trovare le parole in italiano perfette per poter appunto tradurre tutto il concetto e quindi trasmettere il messaggio che vuole dare la persona, e non è assolutamente una cosa facile. Quindi in realtà quando si tratta di tradurre, comprendere ciò che viene detto in lingua straniera è la cosa meno complicata, meno difficile. Per quanto riguarda appunto l'approccio alla traduzione, la prima cosa secondo me da fare è quella di capire quali lingue straniere possiamo essere in grado di tradurre. Per esempio, per persone come me che hanno avuto la possibilità a scuola, all'università di imparare, di studiare più lingue straniere, magari ci sono lingue che conosciamo di più e lingue però di cui abbiamo soltanto un'infarinatura o comunque che conosciamo molto molto di meno, e quindi ci sono lingue in cui siamo più abbiamo più conoscenza di questa lingua e quindi è più probabile che possiamo tradurle, e lingue invece che non abbiamo la conoscenza sufficiente per poter tradurre. Quello che consiglio io è quello di focalizzarsi su una, massimo due lingue per quanto riguarda la traduzione, e appunto concentrarsi su di quelle, mentre le lingue che conosciamo un po' di meno magari le lasciamo per la nostra conoscenza personale, ma non le coltiviamo per la traduzione, soprattutto se non ne abbiamo il tempo, la voglia, la passione necessaria. A questo punto la cosa fondamentale secondo me è quella di comprendere, di riconoscere il nostro livello di conoscenza di una certa lingua, perché appunto magari abbiamo studiato la lingua a scuola, all'università, però da lì a conoscere una lingua straniera e ad avere un vocabolo sufficiente, una conoscenza sufficiente per poter tradurre è un'altra storia, anche perché quando traduciamo non soltanto ci troviamo a dover tradurre dalla lingua straniera all'italiano, ma spesso dobbiamo anche tradurre dall'italiano alla lingua straniera. Per esempio, l'ospite è a sedere, noi siamo accanto a lui o a lei e dobbiamo tradurre ciò che la persona sta dicendo in italiano, e a quel punto la traduzione, oltre che difficile e complessa, è anche simultanea a ciò che sta dicendo la persona in italiano.
italiano, quindi è ancora più difficile. Non vi nego che io, specialmente le prime volte, ho avuto veramente tante difficoltà a tradurre simultaneamente dall'italiano a, per esempio, l'inglese, perché comunque è un compito per niente facile. Quindi dobbiamo, prima di tutto, riconoscere il nostro livello di conoscenza di una lingua in maniera ovviamente più oggettiva possibile, e quello sarà il punto di partenza, sarà la base per poi cominciare appunto una formazione per la traduzione. A questo punto la cosa fondamentale è quella di trovare dei modi che siano più efficaci possibili per noi per mantenere allenata, esercitata una o più lingue appunto straniere che conosciamo. A mio parere, per poter tradurre, arrivare a essere dei buoni traduttori, dobbiamo comunque avere una tale conoscenza della lingua che deriva dal fatto che quasi tutti i giorni siamo comunque a contatto con quella lingua. Per esempio, per qualcuno di voi può essere efficace per mantenere allenata una lingua, non lo so, guardare un film in quella lingua straniera, oppure telefilm. Io sono una grande appassionata di telefilm e spesso, quasi tutti i giorni, li guardo in lingua inglese. Oppure magari vi piace leggere un libro, se leggere un libro è troppo magari noioso per voi, potete leggere delle riviste, degli articoli di giornali in lingua straniera. Oppure anche leggere direttamente la Bibbia nella lingua straniera. Magari possiamo prendere un capitolo della Bibbia, leggerlo in italiano e poi fare la stessa cosa però sulla Bibbia in lingua straniera. Quindi ci sono tanti modi giornalieri, quotidiani o comunque a cadenza abbastanza frequente per poter mantenere allenata una lingua. Oppure avete altre possibilità, per esempio se avete la possibilità di passare periodi all'estero, se avete la possibilità di viaggiare, quindi ognuno di voi sa qual è il proprio caso specifico. L'importante è trovare dei modi più efficaci possibile per mantenere la lingua sempre allenata, quasi quotidianamente, e questo ovviamente spetta a voi. Quindi in questo video voglio darvi questi tre input in particolare. Prima di tutto, comprendere quali lingue straniere possiamo effettivamente tradurre. Poi, a quel punto, comprendere il nostro livello di conoscenza di quelle lingue e infine trovare dei metodi efficaci per mantenere allenate queste lingue nel nostro quotidiano. Questi sono gli input che voglio darvi in questo primo video e vi chiedo quindi di lavorare intanto su questi punti. Ovviamente nei prossimi video torneremo su alcuni punti in maniera più specifica e parleremo ancora di altri argomenti. Questo corso sarà strutturato appunto come una serie di tutorial, quindi in ogni video parlerò di un argomento specifico relativo ovviamente alla traduzione e faremo appunto questa formazione insieme. Io vi ringrazio di avermi seguito oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!